Ciao, sono Sofia, sono qui insieme al mio producer maestro per Noisy e per farvi vedere come registriamo la mia voce studio, in particolare come l'abbiamo fatto sul mio singolo solo. Cantare è sempre stato molto naturale. Ho studiato canto da ormai 9 anni e ho cambiato anche moltissimi insegnanti, grazie a mio papà che comunque ha saputo indirizzarmi. E diciamo, ho preso un po' da tutti, tecnicamente ogni insegnante mi ha lasciato qualcosa di sé e poi ho cercato di renderlo mio. E man mano appunto studiando la cosa è diventata molto automatica e naturale. La prima volta che ci siamo incontrati è arrivata in studio, ho cominciato a mettere qualche beat che avevo fatto in quel periodo. Sul solo ci siamo soffermati e lei si è messa subito a cantare delle melodie, a improvvisare con la voce come se fosse quasi veramente un suono. Avevamo già registrato alcune parti della canzone e io sentivo questa cosa nell'orecchio qua sulla sinistra che faceva... Me l'ha fatto bene, ho detto questo è un assolo di chitarra e quindi ho detto proviamo a registrare la voce e trasformarla e farla diventare una chitarra con appunto effetti e vari distorsori. Partendo già dalla voce così secca, semplicemente viene lavorata comunque con della compressione. Non volevo che questa chitarra suonasse troppo acuta, quindi ho deciso di pitchare la sua voce di 1 ottava sotto. Il suono però non mi faceva impazzire, mi sembrava un po' troppo goffo, quindi ho deciso di dargli la formante. Dall'equalizzazione che come sempre vai a pulire e togliere le frequenze inutili. Poi ci mettiamo la distorsione. E questo poi appunto è il risultato finale, aggiungendo del flanger per poi aggiungerci infine il riverbero per dargli la stanza alla chitarra, quindi per creare l'ambiente della chitarra. Comprese tutti i plugin. Cantare su una produzione o su una base l'ho cominciato a sperimentare già durante X Factor. Inizialmente l'effetto che mi faceva era come se tutto mi sovrastasse, perché ero abituata a sentire solo la mia voce, come se appunto la mia voce dovesse bastare per tutto il brano. Quando appunto ho registrato solo, l'ho sentito finito, ho sentito il master finale, ti giuro, io mi ero veramente emozionata perché finalmente mi riconoscevo in un mio brano, lo sentivo finalmente mio. Ah.